in collaborazione con il grande mercatino dell'antiquariato di Nizza Monferrato, ogni terza domenica del mese. Fabrizio Brignolo, 43 anni del Partito Democratico, è il nuovo sindaco di Asti. Con il 56,9% dei voti ha prevalso al ballottaggio nei confronti del sindaco uscente Giorgio Galvagno, che si è fermato dunque al 43,1% dei consensi. Quasi 14 punti percentuali in più dunque per il centro-sinistra, che ha allungato dopo il primo turno, quando lo scarto con il candidato del centro-destra era di 7 punti. Brignolo ha vinto anche grazie all'alleanza al secondo turno con il candidato dell'UDC Davide Arri, 41 anni, che ora diventerà vice sindaco. Con il Partito Democratico a Palazzo Civico entrano ora in maggioranza l'Italia dei Valori e i Moderati. Anche ad Asti è stato forte l'astensionismo. Alle urne si è recato solo il 51,54% degli aventi diritto, ancora in calo rispetto al primo turno, quando l'affluenza è stata del 63,24%. Il sindaco nuovo Fabrizio Brignolo, come ha recitato lo slogan di questa lunga campagna elettorale, si è presentato in piazza Saint-Saëns Secondo di fronte al municipio quando lo spoglio era ormai terminato, ad attenderlo i vertici del Partito Democratico con i candidati di tutta la coalizione. Sentiamo la sua prima dichiarazione. Ecco il sindaco nuovo, il sindaco della città di Asti, qual è il primo pensiero? Beh, grande felicità, grande contentezza, la consapevolezza che le cose non saranno semplici, ma tanta volontà di fare delle cose buone per questa città. Ecco, la vittoria è stata schiacciante comunque. Sì, adesso mancava ancora qualche seggio, però se me lo confermate sono contento. Qui ad Asti, con la vittoria al ballottaggio di Fabrizio Brignolo, inizia sicuramente una nuova stagione per la città, nonostante l'astensionismo e oltre 8 punti percentuali andati ai grillini al primo turno, c'è stato un chiaro segnale di cambiamento. Come detto, Fabrizio Brignolo ha 43 anni e il vice sindaco designato Davide Arri ne ha 41. Una vittoria questa al ballottaggio con il centrodestra che ha superato forse ogni aspettativa. Noi abbiamo raccolto le impressioni a caldo dei vertici dei partiti che hanno vinto queste elezioni. Sentiamo. Una grande vittoria, Asti è un sindaco nuovo, è quello per cui abbiamo lavorato tanto in questi mesi, si apre veramente una pagina nuova, noi speriamo, ci auguriamo per i nostri cittadini che cambino le condizioni, insomma, di questa città, che si possa veramente per Fabrizio, per il centro-sinistra, aprire una nuova stagione qua ad Asti. Non è una sorpresa, comunque è anche un motivo di orgoglio, anche perché so che comunque Fabrizio sarà un bravo sindaco. E se si comporterà come si è comportato durante la campagna elettorale, in modo pacato, serio, senza polemizzare su nessuno, ma dicendo quali sono le sue intenzioni, secondo me andrà bene. Beh, questa città è allineata con il resto del paese. Anche chi pensava che di fare di Asti la roccaforte del centrodestra non ci è riuscito, è un dato che mette Asti come le altre città. Credo che il dato ancora positivo di Galvagno per certi versi sia dovuto a livello personale, ma che segni davvero la disfatta del progetto politico della PDL, e questo ballottaggio si è tenuto in piedi solo per la forza di Galvagno, a cui bisogna dare gli onori delle armi. E poi naturalmente il centro-sinistra con Brignolo ha saputo dare un messaggio di rinnovamento e l'apparentamento con Arri ha funzionato in quella direzione, quindi positivo. Veramente emozionante, ce lo aspettavamo, lo speravamo, speravamo che la gente veramente, che gli astigiani capissero che era ora di cambiare per far rinascere questa città. Un passo avanti importante, non abbiamo parole, adesso ci sarà il tempo per riflettere, per le cose da fare. Grazie veramente a tutti quelli che hanno creduto nei nostri programmi, nella nostra voglia di rinnovare, e speriamo di non deludere. È una vittoria, l'ultima settimana ho dormito poco, non speravo fosse così, come dire, con questo margine è spuntato il sole, assolutamente. È una bella giornata.
tornata, il sole sta tornando, era una città che era defunta, era morta, non c'è stato nulla di prospettiva per chi non aveva un lavoro, per chi non aveva delle sicurezze. Torneremo in una città che torna viva, che ha speranza, che ha un sindaco molto giovane, molto per bene, molto capace. Sono sicuro che nei prossimi 5 anni Brignolo farà tutto quello che non è stato fatto e soprattutto darà di nuovo la serenità alla gente che ha bisogno, perché questa è una città senza speranza. Ora ritorna la speranza, poi torneranno anche i fatti. Allora Alberto Pasta, raggiante proprio. Sì, credo che oggi sia una città bellissima, non tanto per noi ma per la città, che si è liberata di un'amministrazione incapace e ha saputo apprezzare le nostre proposte. Parte attiva nella coalizione Sinistra Ecologia e Libertà, c'è soddisfazione naturalmente anche dopo le alleanze che hanno destato un po' di dubbi sull'iniziativa. Sicuramente, come abbiamo anche ribadito nel nostro comunicato che abbiamo inviato nei giorni scorsi, non abbiamo condiviso appieno la scelta dell'apparentamento che ci ha visto esclusi dal comune, comunque rimarremo attivi nella coalizione, siamo contenti del risultato perché Asti aveva bisogno di voltare pagina e anche il tempo ha assistito, visto che appena è stato vicino al risultato è uscito il sole, per cui speriamo di poter dare alla città quel cambiamento che ha necessità di avere per ritornare a essere una città importante in Piemonte e nel resto d'Italia. Per cui noi continueremo il nostro impegno alla coalizione per il bene della città e per il bene di tutti gli astigiani. E con la vittoria del centro-sinistra qui ad Asti, che ha visto Fabrizio Brignolo, nuovo sindaco della città, per ora è tutto, restituiamo la linea allo studio. In collaborazione con il grande mercatino dell'antiquariato di Nizza Monferrato, ogni terza domenica del mese.